Trapani si prepara ad ospitare la 12ª edizione della rievocazione Trapani Monterice, manifestazione organizzata dal club auto e moto d'epoca Sartarelli, inserita nel campionato nazionale ASI con strumentazione classica a lancette. Nell'ambito dell'iniziativa presentata questa mattina a Palazzo Dalì, alla presenza dell'assessore Rosalia Dalì e del commissario della Polizia Municipale di Trapani Mario Bosco, sono previsti diversi eventi collaterali a partire dalla mostra Trapani Hub Historic Car e Urban Beauty, che sarà inaugurata giovedì a Palazzo Cavarretta, mentre venerdì a Palazzo Dalì si terrà il convegno dal titolo Dalla scoperta al progetto, suggerimenti dal passato per creare il futuro. Si entrerà nel vivo della rievocazione storica sabato 15 giugno con una passeggiata in direzione Marsala, facendo diverse tappe lungo la via del sale. In serata alla Casina delle Palme ci sarà il momento dedicato alle auto d'epoca in passerella, mentre domenica da piazza Vittorio Emanuele partirà la risalita verso la vetta percorrendo lo storico itinerario della Monterice. E noi rispecchiamo il percorso della Monterice a velocità come era nel 54 e 55, partendo da piazza Vittorio Emanuele, lato Vasca Tritone. Quindi il percorso è 16 km 500 metri, che si farà tutta la classica via Fardella, via Conte Agostino Pepoli, si passerà per il teatro Santa Banna con l'indipendenza comunale, avremo le altre prove la domenica, si allaccerà la via Immacolatella per arrivare a Recevetto in cima al Borgo Medievale, che è una bellissima cittadina conosciuta un po' in tutto il mondo grazie anche a Ettore Majorana. Quindi faremo un giro al centro storico, parcheggio a San Giovanni. Vorrei ringraziare ancora l'amministrazione di Trapani, tutti i comuni della Grecina, la protezione civile, il comando vigilante, tutti coloro che ci stanno aiutando e supportando questo nostro grosso evento, perché come ben sapete oggi come oggi organizzare un evento di questa entità non è semplice, ma è oneroso da parte nostra e da parte del consiglio direttivo del club e di tutti gli appassionati del mondo di questo storico.